Vado. Ok, buonasera, benvenuti a tutti e buonasera anche a chi vedrà questo video registrato. Questa sera sono lieta di essere in questo bellissimo centro yoga vicino a Vimercate, dove ben volentieri presenterò la conoscenza della medicina ayurvedica. Ayurveda è una scienza antichissima, come è antichissimo lo yoga, e entrambe queste discipline fanno parte di un antichissimo corpo di conoscenza che si chiama scienza vedica. La scienza vedica è, possiamo dire, la più antica conoscenza strutturata che esiste per l'umanità. E nella scienza vedica è un po' come se si descrivessero tutti i meccanismi che ci permettono di essere in armonia con noi stessi e in armonia con la natura. Questo discorso quindi è sempre stato e sempre sarà una grossa esigenza per l'essere umano, perché vivere in armonia con se stessi e in armonia con le leggi di natura è l'unico modo per poter sopravvivere decorosamente e evitare il problema della malattia. L'Ayurveda è scienza della vita, quindi non è la scienza delle metodiche per curare le malattie, è anche questo, ma prima di tutto è la scienza e la conoscenza che ci permette di mantenere elevato lo standard di equilibrio del nostro organismo. Per fare questo, l'Ayurveda analizza quelle che sono le strutture più sottili che costituiscono l'universo e che costituiscono l'organismo umano. Queste strutture sono legate a quelli che vengono chiamati i Pancha Mahabhuta, i cinque elementi fondamentali, tutti i termini di cui vi parlerò questa sera, che utilizzerò questa sera, sono in sanscrito, la più antica lingua che conosciamo, la madre di tutte le lingue indoeuropee. Possiamo dire che il sanscrito, così come la scienza vedica, così come il Veda, è la prima manifestazione intellegibile di quelli che sono i meccanismi naturali. Quindi è un po' come se tutte le frequenze, tutte le vibrazioni dell'universo si fossero organizzate in questo antichissimo linguaggio, che poi a sua volta ha strutturato tutti gli altri linguaggi che conosciamo: greco, latino, italiano, tutte le lingue indoeuropee hanno questa matrice comune. E i Pancha Mahabhuta sono i cinque elementi fondamentali. Secondo la scienza vedica, secondo la medicina ayurvedica, tutto è fatto di questi cinque elementi. E l'Ayurveda e la scienza vedica ci dicono che com'è il microcosmo, così è il macrocosmo, com'è la mente umana, così è la mente cosmica. Quindi c'è un'assoluta corrispondenza tra quello che noi siamo e come siamo strutturati e quello che è e come è strutturato l'universo. Quindi ogni piccola frequenza, vibrazione, anomalia nella nostra neurofisiologia si riflette nell'ambiente circostante, ma non solo nel nostro ambiente vicino, ma nell'ambiente a migliaia e milioni di chilometri di distanza da noi. Quindi ecco perché la responsabilità dell'essere umano non è solo verso se stesso, ma è anche verso l'ambiente. Questo lo capiamo, lo sappiamo, ma non solo verso l'ambiente intorno a noi, ma verso tutto l'ambiente che possiamo immaginare essere presente in questo universo. L'Ayurveda descrive quindi la natura della nostra fisiologia, la natura dell'universo, come caratterizzata da queste cinque frequenze fondamentali. La cosa strana è che anche la fisica quantistica, da più di 100 anni, ci descrive esattamente allo stesso modo l'universo. Nel 1919 Max Planck ha preso il premio Nobel per la fisica proprio per i suoi studi su quello che
il mondo delle particelle subelementari. Quindi, come vedete, sono più di 100 anni che sappiamo che in realtà tutto è energia, tutto è frequenza. E queste frequenze sono assolutamente catalogabili nel nostro organismo a partire da questi 5 elementi fondamentali. Questi elementi sono lo spazio, o Akasha in sanscrito, l'aria, o Vayu, il fuoco, o Tejas, l'acqua, o Apa, e Prithvi, o terra. Quindi questi 5 elementi caratterizzano la nostra cellula, caratterizzano il nostro organismo, caratterizzano questa stanza. Qui siamo raccolti in uno spazio ed è grazie allo spazio che ognuno di noi si è riuscito a collocare. Respiriamo ossigeno ed emettiamo anidride carbonica. Nel nostro organismo è presente anche l'ossido di azoto, che è un gas molto importante per l'endotelio, cioè la membrana più interna delle nostre vene e arterie. Nella stanza ci sono delle luci, queste luci possono essere messe in relazione al fuoco, così come nel nostro organismo i processi metabolici e digestivi producono energia, producono calore. Il nostro organismo è fatto per circa il 70-75% di acqua. E la parte solida del nostro organismo è fatta di minerali, di sostanze, quindi che possiamo mettere in correlazione a Prithvi, alla terra. Quando dobbiamo individuare questi elementi, se sono in equilibrio o in disequilibrio, oltre ad avvertire delle sensazioni molto precise, se ci ascoltiamo così in maniera naturale, in maniera attenta, questi 5 elementi li possiamo ritrovare e capire se sono in equilibrio o in disequilibrio ascoltando l'arteria radiale del polso sinistro per le donne, dopo faremo una piccola prova tutti insieme, e il polso destro per gli uomini. Cosa ritroviamo nell'arteria? Nell'arteria ovviamente circola il sangue, circola la parte corpuscolata del sangue, no? Tutte quelle cellule che conosciamo come globuli bianchi, globuli rossi, piastrine e così via, ma circola anche una sostanza neutra, in qualche maniera non colorata, che è il plasma. Proprio a livello del plasma noi rileviamo le frequenze di questi 5 elementi fondamentali, che però non rileviamo con le 5 dita, ma rileviamo con le 3 dita, l'indice, il medio e l'anulare. Poi lo faremo insieme, intanto vi faccio semplicemente vedere che mettendo le mie 3 dita sull'arteria radiale, io rilevo 3 punti. Voi direte, ma ci hai parlato di 5 elementi? Sì, ma questi 5 elementi nel nostro organismo si combinano tra di loro per dare questi 3 elementi molto importanti per la nostra fisiologia, per la nostra neurofisiologia, che si chiamano dosha. I 3 dosha sono vata, pitta e kapha. Vata è formato di spazio e aria e presiede a tutto quello che è il movimento, il trasporto, la comunicazione nel nostro organismo. È quindi leggero, secco, veloce, instabile, freddo, penetrante, come il vento invernale, il vento freddo invernale. Pitta invece è fatto di fuoco e un pochino di acqua, presiede nel nostro organismo tutti i processi digestivi, metabolici, di termoregolazione, di trasformazione e quindi è un elemento che sicuramente sarà caldo, sarà leggermente untuoso, sarà penetrante come una fiamma, sarà anche un pochino instabile, ma non così instabile come il vento, e caratterizza appunto nel nostro organismo tutto quello che procede da uno stadio ad un altro, ci nutre e siamo nutriti grazie alle qualità di un buon pitta che ci permetterà di assimilare bene il cibo che introduciamo, ma anche le emozioni che viviamo. E poi il terzo elemento, il terzo dosha, si chiama kapha,
Kapha è fatto di acqua e terra, quindi ha le qualità esattamente opposte a Vata, no? Vata è leggero, Vata è spazio e aria, Vata è instabile. Kapha è acqua e terra, quindi è stabile, è morbido, è strutturato in una maniera completamente organizzata, è untuoso. E permette al nostro organismo di avere la sua struttura coesa. Quindi a Kapha corrisponde le funzioni di struttura, coesione, lubrificazione. Mentre Vata possiamo metterlo in correlazione al sistema nervoso centrale periferico, Pitta lo possiamo mettere in correlazione al sistema endocrino, digestivo, metabolico. E Kapha il sistema immunitario, l'apparato respiratorio, l'apparato articolare. Quindi ognuno di questi tre ovviamente caratterizza la neurofisiologia di ognuno di noi e ognuno di questi tre è passibile di squilibrio. Infatti dosha letteralmente dalla radice sanscrita dush, che è la radice poi dei termini italiani dis, abile, disarmonia, distrofia, diseguaglianza. Dosha vuol dire letteralmente appunto impurità. Nel momento in cui questi tre dosha escono dal loro equilibrio, causano impurità, causano malattie. Però noi il processo di disequilibrio di questi tre elementi, quindi vata, spazio e aria, sede principale, il colon, governa il sistema nervoso centrale periferico, pitta, fuoco, un pochino di acqua, sede principale, lo stomaco, il duodeno, l'intestino tenue, governa i processi digestivi, metabolici, ormonali, Kapha, acqua e terra, sede principale, torace, governa tutti i processi digestivi, metabolici, scusate, i processi immunitari, articolari, e la parte anche respiratoria, quando escono dal loro equilibrio, piano piano o velocemente, questo dipende da molti fattori, possono arrivare a generare quelle che poi noi chiamiamo malattie. Però l'Ayurveda arriva molto prima nel determinare uno squilibrio rispetto a quello che può fare la medicina moderna, attraverso gli esami del sangue, delle urine, la TAC, la risonanza magnetica, la PET, arriva attraverso il polso già a rilevare quelli che secondo l'Ayurveda sono i primi quattro stadi della malattia. Quando noi abbiamo dei disturbi, dei disagi che il medico curante commenta come disturbi dovuti allo stress, in realtà abbiamo già un disequilibrio abbastanza pronunciato e avanzato dei tre dosha, pari a questi primi quattro stadi. Questi quattro stadi dalle analisi non risultano, ma dal polso risultano molto chiaramente, anche nei bambini molto piccoli. Io qualche giorno fa ero a Cuneo, e ho visto questa famigliola molto carina di una coppia di ragazzi. Lei ha avuto questo bambino, Josué, 4 mesi fa. Io Josué l'ho visto o l'ho immaginato quando già era nella pancia della mamma, e in questa occasione che l'ho visto dal vivo, oltre che in fotografia, gli ho anche sentito il polso, anche se è piccolino, il bambino è piccolino il polso, ma la proporzione delle tre dita sul polso di un neonato è ovviamente in grado di darci le informazioni che deve darci. E questo bambino ha già uno squilibrio forte di vata, no? Perché quando noi nasciamo, la prima cosa che succede è che usciamo da un ambiente molto confortevole, piacevole, dove siamo stati 9 mesi, dove abbiamo già accumulato degli eventuali squilibri, perché il concepimento avviene nel momento in cui l'ovulo e lo spermatozoo entrano in contatto tra di loro, l'ovulo porta il messaggio genetico della mamma, lo spermatozoo il messaggio genetico del papà. E queste due prime unità a loro volta hanno informazioni genetiche di almeno 7 generazioni, come ci insegna l'epigenetica. Quindi vuol dire
che quel bambino, se è fortunato, avrà dei piccoli squilibri, se non è tanto fortunato, avrà già dei grossi squilibri appena nato. In più, quando noi nasciamo, uscendo da questo ambiente confortevole, ci confrontiamo subito con un ambiente che non immaginavamo, no? O comunque è molto diverso dall'ambiente in cui siamo stati per quel lungo periodo. E questo ci produce che cosa? La parola più semplice che utilizziamo sempre è stress. Stress è stata definita l'epidemia dell'era moderna. Fa molte più vittime lo stress del Covid. E lo stress è una situazione di eccessiva e continua pressione dell'esperienza che fa sì che il nostro organismo perda quello che si chiama omeostasi dal punto di vista della medicina moderna. Dal punto di vista della medicina ayurvedica, perde l'equilibrio di vata, pitta e kapha. Quando nasciamo, quindi, il maggiore squilibrio è proprio quello di vata, perché vata è il dosha più leggero, più instabile, più mobile, più sensibile alle variazioni, no? Questo lo capiamo poi meglio da adulti quando ci accorgiamo di avere l'addome gonfio perché siamo stati tutto il giorno in giro in macchina, il pranzo l'abbiamo saltato perché non avevamo tempo, la sera prima magari siamo andati a dormire un po' tardi perché avevamo da fare e a un certo punto della giornata o già subito in mattinata ci sentiamo l'addome gonfio. Perché vi ho detto prima, la sede principale di vata è l'intestino e il colon. Vata è fatto di spazio e aria, quindi il gonfiore non è dovuto al fatto che ho mangiato troppe cose lievitate, ho mangiato troppi zuccheri, adesso c'è tutta questa analisi di demonizzazione di questi alimenti, che per carità ha un suo perché, ma non è questo il motivo per cui abbiamo questo addome gonfio, perché abbiamo avuto una giornata con una no, non sua regolarità. Il bambino quando nasce ha questo impatto, no? Stressante, la mamma anche, perché improvvisamente si crea in una zona dove per 9 mesi ha portato e cresciuto un bambino, si crea un enorme vuoto. E questo vuoto che cosa causerà? Anche alla mamma uno squilibrio di vata. Quindi la mamma potrà avere quella che si chiama la depressione postpartum, perché nei 40 giorni, questo periodo molto delicato per la mamma, questo avvenimento importante che è il parto, se non viene compensato con qualcosa che riequilibri vata, la mamma manifesterà tutti quei disagi dovuti all'eccesso di vata. E il bambino lo stesso, se non viene in maniera corretta riequilibrato, avrà anche lui tutta questa serie di disturbi, per esempio questo bambinetto, questo Giosuè, 4 mesi, non sta crescendo tantissimo, ha coliche addominali molto frequenti nei neonati, non si scarica regolarmente l'intestino e viene già da una familiarità della nonna, della mamma e della sorella di questa ragazza di disturbi gastrointestinali. Quindi vedete la storia si ripete già in questo neonato. Quindi cosa dobbiamo fare per riequilibrarci, no? E soprattutto dare l'attenzione dovuta al fatto che vata è il primo che si squilibra, il primo che si può riequilibrare perché è leggero, è secco, instabile, mobile, è ruvido. Quindi la prima cosa che riequilibra vata, che poi è anche ritenuto il re dei dosha, quindi se si squilibra lui, si squilibrano anche gli altri due, se si riequilibra lui, si riequilibrano anche gli altri due. Vata è l'unico che si muove perché è fatto di spazio e aria, nel nostro organismo è solo lui che può spostarsi da una zona all'altra. Lo emettiamo dal naso con lo starnuto, lo emettiamo dall'intestino, dallo stomaco con l'eruttazione. Lo emettiamo dall'intestino anche con il gas che emettiamo a livello dell'intestino, no? Che sono dei bisogni naturali molto importanti secondo l'Ayurveda. Questo non vuol dire che dobbiamo diventare maleducati,
Ma trattenere il gas intestinale, trattenere l'eruttazione, trattenere lo sternuto è uno dei 13 processi naturali che non dobbiamo mai impedire, anche le lacrime, anche la fame, la sete, il sonno e così via. Quindi tutte queste restrizioni che spesso ci diamo aumentano ulteriormente Vata. Vata è il re dei dosha. Vata ha la sede principale nel colon, è fatto di spazio e aria. Secondo voi, quando gonfiamo un palloncino, dove va il palloncino? Va per terra o va in alto? Va in alto, no? Ovviamente, quindi per far andare su una mongolfiera dobbiamo creare una quantità di ossigeno che porti su questa mongolfiera. Quindi quando Vata è in squilibrio, non riesce più a stare qua. Inizialmente sta qua, primo stadio della malattia, di quei quattro stadi che precedono la malattia. Quindi Vata si accumula qua nel neonato, nella mamma che ha partorito, in ognuno di noi che facciamo una vita un po' regolare, un po' no. Ma secondo stadio della malattia, Vata a un certo punto si aggrava, cioè aumenta ulteriormente. Non ho solo gonfiore, ma ho male anche alla colonna, Vata si spinge sulla mia zona lombosacrale, ho male anche alla prima parte delle gambe, alle cosce, no? Perché Vata arriva fino alle ginocchia e si muove leggermente, oltre a gonfiarsi si sposta un po' verso il fegato, nel neonato questo movimento verso il fegato può produrre una irregolarità metabolica digestiva a livello epatico, dermatite atopica nel neonato o nella mamma, dei disturbi di prurito, di fastidio alla pelle. Però quando Vata è arrivato a questo stadio di gonfiarsi terribilmente, a un certo punto, come ogni palloncino che si rispetti, va in su. E qui che cosa trova? Vi ho detto che Pitta, la sede principale di Pitta è lo stomaco, il duodeno, l'intestino tenue. Cosa fa l'aria sul fuoco? Lo aumenta, no? O lo sposta o lo spegne, no? Se apriamo una finestra, abbiamo una candela accesa, entra una ventata da fuori, anche non troppo forte, la candela si spegne. Oppure se è un venticello, magari di un condizionatore, quella fiamma aumenta, non so se vi è mai capitato, ma è capitato spesso, questa fiamma che aumenta scioglie la cera molto più velocemente che si raggruppa tutto in un angolo, quindi si consuma la candela da una parte e c'è una colata di cera dall'altra. Quindi o aumenta e produce dei danni aumentando, o spegne il fuoco. Quindi ecco perché i primi farmaci venduti in farmacia sono gli psicofarmaci, perché dobbiamo controllare Vata, perché Vata è il sistema nervoso centrale periferico. Se ho tanto Vata, ho la mente che non si ferma mai. Ho quello che si chiama ADHD, questa sindrome di eccesso di movimento, instabilità, non capacità di star seduti, non capacità di leggere una pagina di un libro. Si trova spesso nei bambini a scuola, no? Che vengono magari puniti, ma in realtà non sono bambini da punire, sono bambini da aiutare, da capire, da di nuovo riequilibrare come il neonato. Adesso poi vedremo come riequilibrare. Quindi quando questo Vata è così eccessivo, non dormiamo di notte, abbiamo appunto il gonfiore addominale, non digeriamo, abbiamo tutta una serie di irrequietezze, viene chiamata la sindrome delle gambe senza riposo, no? Ci sono persone proprio che lo patiscono questo meccanismo. E tutto è legato a Vata, cioè il bello dell'Ayurveda che io trovo meraviglioso e che approfondisco sempre di più. E ho approfondito sempre di più in questi 30 anni in cui l'ho portata in giro, l'ho portata alle persone, l'ho portata nelle conferenze che ho fatto come stasera qui da voi. È capire, ma soprattutto far capire alla persona, perché una persona che ha questi disturbi, non parlo del neonato Giosuè, lo possiamo massaggiare, lo possiamo aiutare,
anche se mi diceva la mamma che un bambino sembra un bambino di 10 anni, da quanto capisca l'energia della mamma, l'energia di comunicazione tra la mamma e il papà, però non è ancora in grado di capire come noi adulti il fatto che, ah, tutto sommato adesso qualcuno mi ha spiegato che se ho l'addome gonfio, se sono sempre in movimento con la testa, se ho le gambe che non stanno ferme, se non riesco a concentrarmi sulla pagina di un libro, anzi non riesco a leggere neanche le prime 5 righe, non è che sono andata di testa, è che ho vata in eccesso. Adesso mi hanno spiegato cos'è vata e mi diranno anche cosa fare per mettere a posto vata. Io questo trovo sia un elemento meraviglioso della medicina ayurvedica che verifico con le persone. Perché dopo un po', che in quei 4-5 minuti non ci vuole molto a far capire alle persone questo che vi sto dicendo, mi guardano e sorridono e cominciano a dire: ah beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sono andata dal gastroenterologo, una signora di Brescia, mi ha detto: guardi signora, lei non ha niente, le sue analisi sono perfette, abbiamo fatto anche la coloscopia, la gastroscopia, non c'è niente. Quindi lei è stress, prenda qualche goccia di Lexotan e vada tranquilla. Mio marito e i miei figli mi dicono in casa: ma il mal di pancia durerà al massimo 2 o 3 giorni, come mai tu ce l'hai da 4-5 anni? No? Quindi questa persona si sente ancora più chiusa nella sua sofferenza e senza nessuno che la capisca. L'Ayurveda può far tornare il sorriso a queste persone, dopodiché ci vuole impegno, non è che detto questo uno dice: ah, hanno detto che cos'ho, presto fatto, sistemo tutto. 5 anni di disturbi non si risolvono in un mese o 2 mesi di terapia ayurvedica, però incominciano a così presentarsi dei segni di miglioramento. Prima prendiamo questo disturbo, siamo arrivati ai primi 2 stadi della malattia, no? Accumulo, aggravamento, ma poi cosa succede? Quando la goccia fa traboccare il vaso, come su si suol dire, cosa succede? Quella sostanza liquida, solida, gassosa esce da quel contenitore e si sposta. Quindi vata è aumentato, si è aggravato, ha incominciato a uscire, a muoversi. E trova un punto debole in quella persona, che è lo stomaco, e creerà quello che si chiama la localizzazione, in sanscrito sthana sanshraya, cioè incomincerà a manifestare qua dei disturbi più seri, gonfiore ma anche bruciore, perché il vento aumenta il fuoco, o come vi dicevo prima lo spegne, oppure la persona non ha bruciore ma non digerisce più niente. Non sopporta il glutine, non sopporta il lattosio, non sopporta questo, non sopporta il nickel. Quando si arriva a 3.000 cosiddette intolleranze, la persona può mangiare un piatto di riso, una zucchina bollita, forse, e magari deve stare attenta con l'olio d'oliva perché è un pochino acido. Quindi capite, è come avere in casa una stufa meravigliosa. Mettiamo però dentro solo la legnetta piccola perché la canna fumaria è piena di fuliggine. Finché non puliamo la fuliggine, finché non ristabiliamo l'equilibrio di questi 3 elementi, e in particolar modo di vata, non potremo accedere all'alimentazione varia di cui ogni essere umano ha bisogno. Le api muoiono quando non possono nutrirsi di più pollini. Quando vengono messi in una zona dove dice: adesso tu ape mi fai il miele di mandorla e stai lì con le mandorle e basta, con gli alberi di mandorle e basta. Questa è una cosa crudelissima per le api perché loro sono abituate ad andare di polline in polline, quindi se sono troppo obbligate a un unico fiore si ammalano e muoiono, quindi l'essere umano la stessa cosa. Quindi, primi farmaci venduti in farmacia, vi ho detto gli psicofarmaci, secondi farmaci, indovinate, stomaco, inibitori di pompa. No? Adesso abbiamo scoperto questo aggeggio, questo attrezzo, lo usiamo da
almeno 20-25 anni, e molte persone da 20-25 anni lo prendono su base quotidiana, perché se lo tolgono stanno male, c'è il bruciore, c'è il reflusso, c'è il gonfiore, l'eruttazione, tutta una serie di disturbi invalidanti. Si è scoperto che questi farmaci, queste molecole, inibiscono non solo l'acido cloridrico, ma inibendo l'acido cloridrico inibiscono la digestione delle proteine, inibiscono l'assorbimento del calcio, causano gravi danni cardiaci. Però non so cosa fare d'altro, no? Si dicono le persone, perché sono entrate in quella dimensione per cui è solo quello che mi dà sollievo. In realtà la medicina ayurvedica, intervenendo su questi già primi due fattori, accumulo e aggravamento, e intervenendo anche poi sul fatto che esce questo vata dalla sua sede e va verso la sede di Pitta e qui Staddha, può intervenire anche a questo livello. Però magari la persona non è debole a livello dello stomaco, geneticamente la sua famiglia non ha disturbi di quel genere, però nella sua famiglia ci sono disturbi polmonari e guarda caso in quel momento nel tuo quadro astrologico sta anche circolando Giove, che è un pianeta che ha molto a che fare con Kapha, Vata, Pitta e Kapha. Vata, abbiamo detto, spazio, aria, movimento, per esempio come pianeta è legato a Saturno, Pitta, fuoco, è legato a Marte e Kapha, acqua, terra, è legato a Giove. Questi pianeti hanno una loro funzione sulla nostra fisiologia. Kapha ha una funzione, per esempio, sull'apparato respiratorio. Quindi, se siamo nel periodo in cui un Giove non ben posizionato ci dà dei problemi a livello respiratorio, questo movimento di Vata e di Pitta ci darà problemi respiratori. Avremo l'enfisema polmonare, potremmo avere le bronchiectasie, potremmo avere degli attacchi asmatici. Quindi la storia delle patologie è legata a molti fattori. La Ayurveda ce li spiega tutti, la medicina moderna incomincia ad avvicinarsi a questa visione che ha la Ayurveda. Per la medicina moderna tutte le malattie che conosciamo, e sono tantissime perché ogni giorno ne salta fuori una nuova, gli danno il nome di quello che l'ha catalogata e in qualche modo ha capito come si struttura vagamente questa malattia, ma secondo anche la medicina moderna ci sono solo sette fattori che provocano tutte queste malattie, di cui i tre principali sono l'infiammazione, l'invecchiamento e l'accumulo di tossine. Tre semplici fattori che la Ayurveda cura in maniera eccellente già quando si manifestano ai primi stadi. Quindi, quando noi abbiamo un eccesso di Vata che disturba Pitta, che muove questo Pitta nella direzione magari di Kapha o magari nella zona ghiandolare della tiroide, noi poi ci troveremo di fronte a una patologia o a più patologie, a più sintomi che potevamo benissimo prevenire occupandoci in quel neonato Giosuè del suo eccesso di Vata. Quindi questo bambino adesso, rivista la mamma, rivisto e sentito il polso anche a lui, è stato carino poterglielo sentire. Cominceranno con delle piccole abitudini importanti. Cos'è la cosa secondo voi che può equilibrare di più Vata? Vata è instabile, in movimento, irregolare. Beh, una cosa è facile, no? Nella Ayurveda, ma anche nella mentalità comune, i simili aumentano i simili e i contrari riducono i contrari. Il freddo aumenta il freddo e il caldo riduce il freddo. Ho freddo ai piedi, tu avevi freddo prima, ti sei messo lo scialle. Quindi lo scialle caldo riduce il freddo che sentivo. Quindi Vata ha bisogno quindi di calore, perché Vata è freddo, Vata è ruvido, è secco. Di cosa avrà bisogno per la ruvidità e la secchezza? Di?
secchezza, ruvidità, l'acqua idrata un po', ma c'è una cosa che idrata di più dell'acqua, l'olio. Quindi l'Ayurveda è la scienza meravigliosa del massaggio anche, no? Oltre che dei preparati a base di piante medicinali, di una corretta alimentazione, di come migliorare la digestione. Ma una delle cose per cui molte persone arrivano la prima volta all'Ayurveda è il massaggio ayurvedico, no? Che è estremamente piacevole, estremamente profondo. Oggi abbiamo visto una persona dove abbiamo fatto le consulenze ayurvediche, che è arrivata anche perché anni e anni fa è andata in India e gli è stato fatto un massaggio. Diceva: me l'hanno fatto dalla cima della testa alla pianta dei piedi. E dico: sì, è proprio un massaggio completo quello ayurvedico. E per massaggiare si usano oli. L'olio più usato in Ayurveda è l'olio di sesamo. Perché? Perché l'olio di sesamo è senza morte, si dice, no? Amrita in sanscrito. Privativo, mrita vuol dire morte, senza morte. Perché senza morte? Perché se voi trovate in un cassetto dimenticato 4-5 semini di sesamo, lì da 10 anni, 15 anni, da quello che è, e li piantate nella terra, li buttate in terra, siccome il sesamo è una pianta infestante, dopo neanche una settimana cominciano a venire i germogli della pianta. Quindi resiste e è facile da reperire. Quindi due qualità enormemente importanti per una pianta medicinale. L'olio di sesamo penetra fino al midollo osseo, semplicemente applicato senza una notevole pressione, con una media pressione, anche dolce, soprattutto sui neonati, in 7 minuti e mezzo arriva fino al midollo osseo. Quindi fa un processo di penetrazione molto rapido e in questo processo va a, diciamo, recuperare le tossine liposolubili, cioè quelle che si sciolgono solo nei grassi, le porta in superficie. Ecco perché dopo essere stati massaggiati o esserci massaggiati con l'olio di sesamo, dobbiamo farci la doccia, insaponarci e togliere quell'olio residuo, perché quell'olio è carico di tossine e quindi dobbiamo eliminarlo. Quindi a Giosuè la mamma sta facendo, lo sapeva già da prima, e l'abbiamo ribadito vedendoci, sta facendo il massaggio con l'olio prima del bagnetto. Tutti i giorni lo unge dalla testa ai piedi. Nel neonato, siccome la pelle è molto delicata, usiamo un altro olio molto importante, il secondo o terzo, diciamo, in capacità di penetrazione rispetto al sesamo, che è l'olio di cocco. L'olio di cocco però erbalizzato, cioè che contiene delle piante medicinali che vanno a far sì che il suo effetto sia ancora più profondo, sia ancora più terapeutico. E anche l'olio di sesamo, in genere non si usa l'olio di sesamo da solo. Prima di tutto, se lo vogliamo usare da solo, va maturato o comperato dove lo vendono, in farmacia, erboristeria, parafarmacia, maturato. Cosa vuol dire maturato? L'olio di sesamo va portato a 108 gradi, che è il suo punto di cottura. No, come l'acqua bolle a 100 gradi, l'olio di sesamo esplica tutta la sua qualità a 108 gradi. Quindi o con un termometro, oppure una goccina d'acqua quando scaldiamo l'olio, il litro d'olio lo portiamo a 100 gradi e allora l'acqua scoppietta, no? Perché l'acqua bolle a 100 gradi. Lasciamo ancora la fiamma accesa 1 o 2 minuti massimo, poi spegniamo perché in quei 2 o 3 minuti massimo sarà arrivato a 108 gradi. Perché a 108 gradi cosa succede? Diciamo, sviluppano maggiormente delle sostanze che si chiamano lignani, che sono delle sostanze antiossidanti presenti nell'olio di sesamo, che nell'olio di sesamo non maturato non sono così pronte per dare le loro qualità, le loro proprietà. Noi queste cose le abbiamo scoperte adesso. La Ayurveda ce le dice da 5.000, 6.000, 10.000, 15.000
15.000 anni a questa parte. Vi ricordo che la Ayurveda non è la medicina dell'India, è la medicina dell'umanità. L'India l'ha conservata più a lungo per noi, ma in tutte le medicine tradizionali, naturali, troviamo dei pezzettini di Ayurveda, ma non così ben conservati. Pensate, non so, alla medicina egizia, alla medicina salernitana, alla medicina degli indiani d'America. Troviamo queste informazioni, ma non sono così organizzate e ancora disponibili come nella medicina ayurvedica, come nella scienza vedica. Lo yoga è un sistema meraviglioso che solo la scienza vedica ha saputo conservare. Poi sono nate varie altre discipline più o meno interessanti, però lo yoga, come la Ayurveda, è la mamma di tutte le medicine, è la mamma di tutte le pratiche per riunire mente, corpo e anima. Questo la scienza vedica ce lo dice da migliaia di anni. Quindi, olio maturato, ok, lo possiamo usare per esempio per fare il lavaggio dopo aver lavato i denti, pulito la lingua, tenere un cucchiaio di olio di sesamo maturato in bocca, è un antibatterico, ha un effetto sulla struttura anche ossea del cavo orale, rinforza le gengive, è una metodica importante da fare al mattino, quindi possiamo lavare i denti, pulire la lingua, tenere 5-10 minuti quest'olio in bocca e poi sputarlo nel water possibilmente e basta, teniamo la bocca così e vedrete che si forma meno il tartaro, ecco, si forma di meno il tartaro, ci sono meno fenomeni di infiammazione gengivale, quindi è molto importante questa procedura. Però normalmente per il massaggio del corpo dell'adulto, mentre il neonato usiamo l'olio di cocco erbalizzato, per l'adulto usiamo l'olio vata, l'olio pitta, l'olio kapha, perché allora sono più specifici. Vata è un olio per una pelle secca, no? Perché vata abbiamo detto che è secco, asciutto e spazio aria. L'olio pitta più per una pelle reattiva, un po' infiammata o che tende facilmente ad arrossarsi, che non sopporta l'esposizione al sole. L'olio kapha è per una pelle più untuosa, perché kapha è più morbido, untuoso, quindi scegliamo o anche in base alla stagione. L'olio vata lo scegliamo in inverno, no? L'inverno è la stagione vata. L'olio pitta lo scegliamo in estate, quando il sole è caldo aumenta pitta. L'olio kapha lo scegliamo più nella primavera, quando si sciolgono i muchi, si sciolgono le nevi, i ghiacciai e così via. Quindi l'oliazione è una pratica, oltre che per i neonati, per gli adulti. La mamma, dopo il suo periodo, no, di 9 mesi, dopo il parto, sarebbe bello che qualcuno la massaggiasse, ma se non ha nessuno che neanche le dà una mano per il bambino, cara grazia, se riesce lei almeno una volta al giorno o ogni 2 o 3 giorni a massaggiarsi prima della doccia, no? L'olio va intiepidito e va massaggiato in maniera molto semplice, applico un po' dappertutto, a partire anche dalla testa, no? Magari non tutte noi donne vogliamo farci l'oliazione in testa, lavarci i capelli tutti i giorni, si possono raccogliere i capelli, fare il viso, padiglione delle orecchie, resto del corpo fino alla pianta dei piedi. Lo teniamo 5-10 minuti e poi con un buon detersivo non aggressivo, c'è un prodotto ayurvedico che si chiama Ayurdoccia, che è un bagno doccia capelli, corpo capelli, che ha queste sostanze oleose naturali che rispettano il pH della pelle, quindi si può usare quello, però dobbiamo togliere quell'eccesso di olio, come anche il neonato. Quindi la prima cosa è la regolarità della nostra routine, alzarsi presto, andare presto a dormire, mangiare se si può alla stessa ora, fare una cena leggera, fare il pasto principale a pranzo, la colazione non troppo impegnativa, perché
Il potere digestivo che si chiama Agni va con il sole. Al mattino il sole è basso, arriva allo zenith a mezzogiorno, tra mezzogiorno e l'una dovremmo fare il passo principale, alla sera tramonta, quindi alla sera dovremmo prendere una zuppa di verdura e basta. Quindi questo è un po' difficile, no? Perché io trovo un po' di resistenze quando do questi consigli, perché tutto il giorno siamo in giro, ci troviamo tutti a tavola la sera, è bello stare insieme e condividere la cena, però si può condividere anche una buona cena con una zuppa, dei legumi, delle verdure cotte o magari un piatto di riso di pasta. Quindi no, è una questione di abitudini. Io, come vi dicevo, seguo le persone da 30 anni a questa parte, oltre che seguire me stessa. Dall'84, io poi ho fatto i corsi per l'approfondimento della Ayurveda nel 92 e da lì adesso è diventata la mia professione. Io nasco farmacista, ma l'evoluzione come farmacista è stata quella prima di diventare insegnante di meditazione trascendentale nell'88 e poi nel 92 anche consulente attraverso il polso. Per appunto la medicina ayurvedica, quindi il sogno di una vita l'ho realizzato un po' avanti nella mia vita, però come si suol dire non è mai troppo tardi, è un lavoro che mi dà grande soddisfazione, l'ayurveda e la meditazione trascendentale mi danno una grande energia e quindi riesco a seguire bene o male tutta Italia. Io mi sposto di qua e di là, in macchina dove posso, in aereo, in treno dove è meglio prendere questi mezzi e tutte le mattine mi faccio l'oliazione perché sennò sarei già schiantata, no? Perché tutto questo movimento, il mio vata, hai voglia, poi vata aumenta dopo i 60 anni, quindi capite che anche questo va considerato. Mentre kapha è soprattutto presente in maggiore, diciamo, prevalenza, in prevalenza tra 0 e 30 anni. Pitta tra 30 e 60 anni, l'età del faccio tutto io ho mille idee, io realizzo questo, quest'altro, che è assolutamente bello. E poi dopo i 60, l'età della ricerca interiore, che hai però coltivato e strutturato prima, la ricerca interiore che puoi condividere con le altre persone, no? Quella famosa saggezza della persona anziana che assolutamente è da mettere a disposizione, soprattutto se l'hai alimentata di così buoni percorsi che hai fatto nella tua vita. Quindi il bello del mio percorso è proprio questo, no? Di poter adesso mettere in pratica tutto quello che ho studiato, condividerlo, portarlo avanti per me stessa, ma anche per le persone che vogliono fare questo tipo di percorso. Quindi, routine regolare, l'oliazione, un'alimentazione per vata dove prevalgano cibi dolci, acidi, salati, no? Perché la Ayurveda cataloga sei sapori: dolce, acido, salato, piccante, amaro, astringente. I primi sei sapori equilibrano vata. Dolce non vuol dire la Saint-Honoré o la Profiterol. Il dolce sono i cereali, il dolce è la frutta dolce, il dolce sono anche delle verdure più dolci e meno magari aspre o amare. Acido l'aggiunta di limone, lo yogurt è acido, certi formaggi sono acidi, salato l'aggiunta di un pizzico di sale, è più diciamo tollerabile il sale di roccia. No, il sale himalayano è meno caldo rispetto al sale marino. Noi abbiamo tante risorse dal sale marino, però abbiamo anche delle situazioni di grotte, di montagne dove si può ricavare questo sal gemma, no? Sale himalayano va bene, arriva dall'Himalaya ed ha una storia di digestione di migliaia, milioni di anni. Ma anche in Italia, in certe zone d'Italia, si trova un sale sulfureo che viene da posti più riparati dal sole, come appunto le grotte, le cave. E
quindi il salato è quello, piccante, amaro, astringente, sono sapori che se vata è leggero, secco, instabile, kapha è pesante, untuoso e anche lui freddo come vata, quindi i sapori opposti, piccante, amaro, astringente, quindi in genere le spezie, vanno molto bene per kapha. Pitta, gli andrà bene il dolce, perché il dolce è morbido e rinfrescante, gli andrà bene molto l'amaro, perché pitta è caldo, l'amaro, pensate, è fatto di spazio e aria, quindi ha questa sua freschezza profonda, penetra molto nei canali, quindi è in grado anche di darci un aiuto nella depurazione dei canali, e l'astringente ha questa forza, anche il sapore astringente e rinfrescante. In ogni nostro pasto ci devono essere tutti e sei i sapori, però per vata prevarranno dolce, acido, salato, per kapha, piccante, amaro, astringente, per pitta, dolce, amaro, astringente. Quindi l'alimentazione, la routine, e poi ci sono dei piccoli accorgimenti, no, per equilibrare vata, pitta e kapha. Uno molto importante, che è un alimento molto prezioso, è l'uso del ghee. Il burro chiarificato. Quando noi cuociamo le verdure, la carne o il pesce per chi non è vegetariano, le torte, anziché l'olio d'oliva che ha un punto di fumo molto basso, perché il punto di fumo è intorno ai 70-80 gradi, così anche come gli oli di semi, il ghee il punto di fumo è 230 gradi. Infatti oggi abbiamo visto una signora che alla passione della cucina dice: sì, ma io so cos'è il burro chiarificato o ghee, perché lo faccio quando faccio particolari ricette, e gli chef, i cuochi e chi fa la scuola alberghiera assolutamente impara a fare il burro chiarificato. E in tutte le nostre montagne il burro chiarificato si è sempre fatto, perché chiarificando si elimina la caseina, il lattosio, l'umidità, quindi è un grasso che dura per sempre e che non ha bisogno di frigorifero e che non irrancidisce, a meno che voi lo prendiate con un cucchiaio umido, bagnato, e allora si forma la muffa. E il punto di fumo del burro chiarificato è 230 gradi, quindi capite perché gli chef lo preparano per fare la cotoletta alla milanese, per fare la pasticceria, per fare altre ricette dove la temperatura va piuttosto ad elevarsi. Nella medicina ayurvedica il ghee è uno dei tre alimenti che non devono mai mancare nella nostra alimentazione: il ghee, il latte di mucca e il miele. Ahimè, il latte di mucca ormai ce l'abbiamo scadentissimo, tutti per vari motivi o molti hanno sviluppato un'intolleranza al latte, al lattosio e così via. Ma questo perché non digeriamo bene, perché mangiamo negli orari sbagliati, perché il latte non è di buona qualità, perché il latte va consumato da solo, perché non va consumato con cose amare, con cose acide. E quindi noi, sbagliando queste coniugazioni, ci siamo ritrovati ad avere ormai parecchie persone che non tollerano più il latte. Poi c'è in giro la voce che il latte, siamo gli unici mammiferi che lo prendono anche dopo essere stati svezzati. Voglio farvi vedere la foto dei miei gatti intorno alla ciotola del latte. Allora, siccome sono mammiferi anche i gatti, qualcuno mi deve spiegare perché mangiano volentieri il latte, no? Quindi ci sono, come dire, nel corso della storia dell'umanità, degli approfondimenti sbagliati su certi alimenti che sono dovuti al fatto che non sappiamo usare quell'alimento. Il miele. Io trovo ancora oggi persone che scaldano il miele, lo usano come dolcificante. Il miele non è un dolcificante, è una medicina, è astringente e non dolce, e il miele a 38 gradi forma metilfurfurani, che sono sostanze tossiche, velenose. Quindi tutti quelli che mettono il loro bel cucchiaino di miele nella tisana bollente sono intossicati, e ce ne sono tanti. Quindi cominciate stasera, no, a ricevere queste informazioni, a farle vostre. Quindi il miele va usato crudo, il miele è una medicina, quindi non vado giù a spatolate di miele, e soprattutto non faccio quelle brutte figure che fanno
gli chef in televisione ad aggiungerlo a qualsiasi cosa durante le cotture e così via. Latte, miele e ghee. Quindi il ghee è un alimento molto importante perché migliora l'assorbibilità dei cibi che cuociamo nel ghee e migliora la nostra digestione perché si chiamano queste sostanze in Ayurveda Rasayana, un ringiovanente, un antiossidante, uno sfiammante, va a sfiammare proprio tutto il nostro tratto gastrointestinale. E quindi non è solo un alimento, ma è anche una medicina. Vi dicevo, più invecchia, più diventa buono. In India, per tradizione, si dà come dote alla sposa il ghee invecchiato, no? Magari di 100 anni. Più è vecchio, più è curativo. Quindi poche avvertenze, una e con questo chiudo, vediamo se avete delle domande, e poi facciamo una piccola prova del polso tutti insieme. L'acqua calda bollita, prepararsi ogni giorno un thermos da 1 litro di acqua calda bollita per 15 minuti, perché dopo i 10 minuti cambiano i legami di Van der Waals, si rompono questi legami, le molecole diventano molto piccole e quindi penetrano nei canalini delle cellule a pulirci. Quindi è disintossicante. È idratante, è drenante, è addolcente. Acqua bollita tenuta calda in un termos, ogni ora bere dei piccoli sorsi, non un bicchierone che non riesce neanche a trovare la possibilità di entrare piano piano nelle cellule. Piccoli sorsi ogni ora. Allora, sentiamoci il polso, ragazze. Allora, ognuno di noi si sente il polso sinistro. Abbiamo qualche esponente maschile che si sentirà al destro. Lo sentiamo un attimino, non devo coprire il microfono, occhi chiusi, e poi vi metterò anche una recitazione, un canto speciale. E lì, provate a vedere, no, provate, semplicemente continuate a sentire. Mettete indice medio anulare sotto questo ossicino che spunta qua, sotto l'attaccatura del pollice. Vedete che c'è un ossicino, si chiama cresta radiale, e entrate sull'arteria lì dove c'è quell'ossicino, in modo che siete un pochino sotto, vedi così, non attaccati alla radice del pollice. E l'altro pollice non bloccarlo, guardami, non così il pollice. Ma così, brava, perfetto. Quindi, no, metti la mano al contrario, tu. No, 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 guarda me. Allora, io ho questa mano che è la sinistra così e ho questa mano che è la destra così. Perfetto. Allora, mettetevi adesso belle comode. State sentendo battere qualcosa? Perfetto. Chiudete gli occhi. Non premete troppo, deve essere molto leggera la pressione, sufficiente a sentire qualcosa. Dove sentite di meno, non dovete premere di più, deve essere uniforme sotto tutte e tre le dita.
Aprite gli occhi. Ecco, allora, avete trovato qualche cambiamento durante questo ascolto? Il polso cambiava? Come l'hai notato? Scusa, non ho Si capito. sono intensificate le pulsazioni corrispondenti al mio dito indice. Dito indice. Ok, ma diventavano più quieti? Sono Qualcuno ha notato? acquietate Si acquietavano? Si le seconde laterali acquietavano? Ok, attivano. sì. Avete notato che erano diversi i tre, no? Magari uno dei tre più forte dell'altro, no? Quindi Vata, Pitta e Kapha, in ognuno di noi c'è una prevalenza non per la costituzione, no? Questo poi un argomento ulteriore, ma per quello che è lo squilibrio. Quindi quando si fa fare dal medico ayurvedico la consulenza attraverso il polso, sarà utile per capire quale è più in squilibrio, capite? Quindi ognuno di noi ha sentito una prevalenza dovuta al proprio squilibrio maggiore. Ma durante questo ascolto, qualche cosa che diventava più uniforme o si abbassava, avete notato delle differenze? No? Diventava più quieto, no? Sì. Qualcuno ha notato che spariva il polso? Diventava silenzioso, non c'era più, no? Uno dice, boh, il cuore batteva lo stesso, perché come vi ho detto prima, noi nel polso sentiamo le frequenze di questi tre, non sentiamo la parte corpuscolata del sangue. Ma il plasma, la parte liquida, dove passano queste tre frequenze, capite? Quindi a seconda poi di come si sta modulando la mente, perché la mente è la prima espressione cognitiva di questo livello profondo che i neuroscienziati chiamano coscienza, come nella tradizione vedica si chiama Atma, il sé, adesso i neuroscienziati ci dicono che il cervello agisce dopo che la coscienza si è attivata. Quindi noi abbiamo trovato che acquietandosi la mente si acquietavano anche Vata, Pitta e Kapha. Quindi abbiamo sentito questo miglioramento. Oggi abbiamo sentito il polso di una signora, dopo un po' che abbiamo sentito sia io che Roberto, dopo che stava sentendo anche Roberto, la signora ha detto: Ah, ma mi sto per addormentare. Dico: Bene, è proprio l'effetto di sentire il polso, è sia una diagnosi che una terapia. No? Quindi potete mettervi lì anche tutte le mattine, 30 secondi, un minuto, 2 minuti, e sentire tutte le mattine il polso. Provate a sentirlo prima di essere andati in bagno, dopo essere andati in bagno, provate a sentirlo a mezzogiorno e mezzo, quando avete una fame tremenda, dopo aver mangiato, e troverete sempre queste differenze. Quindi, quando sentiamo il polso, lo sentiamo per capire cosa c'è in squilibrio. E quindi, che consigli dare, che preparati a base di piante medicinali dare, perché i prodotti ayurvedici sono composti di piante medicinali che vanno a riequilibrare questi tre. Non sono fitoterapici sintomatici. La valeriana perché non dormo, il ficus carica perché ho i bruciori di stomaco, la camomilla perché sono irrequieta, e così via, no? Tutto quello che la fitoterapia ci dice. I prodotti ayurvedici agiscono su questi tre, quindi se Vata va a posto non avrò gonfiore, la mente sarà più tranquilla, se Pitta si risistema digerirò bene, se Kapha è in equilibrio non avrò troppo muco, avrò una respirazione normale, capite? Quindi lo scopo dell'Ayurveda è creare salute e anche ridurre la malattia, per carità, ma la malattia se ne va se aumenta la salute, come in questa stanza, se aumentiamo la luce, le ombre scompaiono, no? Non possiamo buttare fuori le ombre o il buio dalla stanza, dobbiamo aumentare la luce. L'Ayurveda, come vi ho detto prima, poi si fa per 3 mesi, 6 mesi, dipende, no? Quanto
è radicato lo squilibrio. La Ayurveda è di tutti, ma non è per tutti, perché bisogna appassionarsi e capire che bisogna fare un percorso. Io ho persone che vengono da me da 30 anni, ma non perché stanno male, perché stanno sempre meglio. Siamo nati su questo pianeta per guarire, dice un detto degli indiani d'America, no? Torniamo qua per fare un processo di guarigione, non per ammalarci. Va bene, ragazze? Tutto chiaro? Grazie dell'attenzione. Io tornerò poi a febbraio, chi poi vuol fare la consulenza con me ayurvedica, vi mettete d'accordo, farete un elenco e io vengo volentieri se c'è interesse, molto molto volentieri. Noi a volte abbiamo dei disturbi che diamo per scontato che debbano esserci, no? Perché le persone a una certa età, ma dopo una certa età per forza ho i dolori reumatici, o le ragazze giovani, ma si sa il ciclo da dolori, no? Diamo per scontato delle cose che non sono scontate per niente e da lì costruiamo la malattia. Va bene, grazie allora a tutte. Grazie.